Vi presento Mindomo per realizzare delle mappe mentali al sito www.mindomo.com. Comunque sono disponibili anche app per iOS e per Android. Mindomo ha una versione free che funziona bene, però si possono salvare online solo 3 mappe. La versione a pagamento è rappresentata dalla Premium e dalla Business. Nello spazio online di Mindomo si possono salvare le mappe ed esportarle in diversi formati grafici e a condividerle. Si possono aggiungere note, link, immagini, media, faccine, informazioni, task, commenti, segnalibri. Ci sono delle opzioni di condivisione. Ecco, queste sono le app per Android e l'app per iOS e per l'iPad. Per accedere alla creazione delle mappe in Mindomo bisogna registrarsi e poi si fa login. Quindi andiamo su Crea. E abbiamo la possibilità di avere diversi tipi di mappa da creare. Noi ne creeremo una vuota. Intanto mettiamo un titolo, scriviamo corso Dida App. Quindi la mind map bianca. Vuota, potrei voler mostrare la mappa anche nella directory pubblica oppure dare una password alla mappa. Non faccio niente di tutto questo, crea. Mi ha creato la mia prima idea centrale, ora con i tasti che ho a disposizione. Nella barra superiore posso inserire gli argomenti, posso poi le relazioni tra le idee, porre le relazioni tra le idee, posso anche scegliere il tema. Vedete che mi propone una serie di template piuttosto accattivanti con la giusta scelta tra lo sfondo e il colore delle idee che vado a proporre. Scelgo questa, mi chiede se voglio mantenere le mie impostazioni. Scelgo mantieni. Voglio ora aggiungere delle idee partendo dall'idea centrale. Posso allora, come vi dicevo, agire con il tasto più e sceglierò e qui scriverò a modulo 0. Posso anche creare delle idee secondarie agendo dall'idea centrale e qui posso scrivere modulo 1. Di nuovo creo un'altra idea, modulo 2. Adesso andiamo a vedere le diverse opzioni. Ad esempio, per quanto riguarda l'idea centrale, potrei voler aggiungere una nota. Vedete che ho delle opzioni anche di formattazione della nota e la possibilità poi di cancellarla. E posso scrivere il corso è erogato da Anitel. Ok, quindi chiudo la mia nota e vedete che essa compare accanto alla casella principale come potete notare. Voglio aggiungere, ad esempio, rispetto al modulo
uno delle idee secondarie, un sottoargomento, il sottoargomento potrebbe essere presentiamoci. E presentiamoci, voglio aggiungere un link alla presentazione, alla nostra presentazione che abbiamo fatto in Padlet. Non faccio altro che inserire il link al Padlet e come vedete mi compare l'icona relativa al collegamento al nostro Padlet di presentazione. Ritorno alla mappa e ora, sempre sulla mappa, aggiungo una nuova idea. Questa nuova idea la chiamerò Applicazioni digitali. E PBL. Ok, voglio mettere un link ora alla presentazione. Lo incollo nel hyperlink e vedete comparire quindi il link la presentazione su YouTube. Ok, ritorno al corso di VAP. Ho la possibilità quindi di aggiungere sia i link che anche in multimedia. Come vedete, posso aggiungere anche da qui link e collegamenti al video YouTube, a Vimeo. Posso anche aggiungere un cerca immagini. Proviamo a mettere PBL per vedere, me lo ricerca naturalmente con Google, ma mi dice che non me lo posso aggiungere perché devo aggiungere devo avere un account premium. Questa è una novità rispetto alla precedente edizione di Mindomo. Allora, voglio aggiungere un'icona. Agisco su Aggiungi icona e ho la possibilità di scegliere tra quelle proposte. Scelgo questa nel mondo e ho aggiunto anche un'icona. Poi ho la possibilità di aggiungere informazioni task, posso nelle informazioni task agire sulle impostazioni, sulle proprietà della mappa. Come vedete, la notifica mandami ad esempio una notifica quando questa mappa cambia, le statistiche delle visualizzazioni degli argomenti e il sommario, e qui potrei mettere, tra l'altro completare con la map description, e poi potrei proteggere la mappa con una password. Non faccio nulla perché per ora non mi serve. Potrei aggiungere pure dei commenti agendo su questo tasto, potrei mettere questo collegamento, qualsiasi cosa. Ottimo. Ok, e potrei mettere naturalmente un mi piace. Ok. Come vedete, un mi piace che è stato messo su a questo collegamento. Ecco, se fossero gli alunni a presentare la loro mappa, potrei naturalmente aggiungere un commento rispetto al lavoro fatto per quanto riguarda la mappa e dare dei consigli.
attraverso questo. Potrei anche ricorrere al Bookmarks, mi chiede in questo caso, non lo apro, ma mi chiede di scaricare la app per il browser, in modo da poter aggiungere i preferiti. Poi abbiamo le video esercitazioni. Molto interessante il condividi, che posso consentire l'editor da parte degli ospiti, ma la mappa, innanzitutto, questa mappa mi risulta privata e quindi andrò in modifica se la voglio rendere pubblica. Chiunque possiede il link può accedere alla mappa, però potrei anche spuntare di mostrare questa mappa nella directory pubblica, cosa non consigliata. Mi dà, come vedete, il link per visualizzare questa mappa e per condividerla poi, per poterla condividere in Facebook, Twitter e Google Plus. Se vado, una novità interessante è che se vado in More Link posso anche eseguire l'embed della mappa e quindi mi dà il codice embed per poter embeddare la mappa ai miei siti. Quindi la mappa qui l'ho messa a pubblica, ho il link e ho la possibilità del codice embed. Faccio salva, quindi posso qui inserire invitare delle persone quindi modificare la mappa e quindi a partecipare e a collaborare alla stesura della mappa. Posso invitarle per mail, una volta che ho aggiunto l'indirizzo, e posso anche avere notifica via email di quando la mappa viene modificata. Posso modificare poi le possibilità che do i diritti agli editori se permettere loro di aggiungere persone, modificare i permessi, o solo il possessore può modificare i permessi ed è questa l'opzione che scelgo per la mappa. Quindi clicco su condividi e salva. Fatto. Agendo sui tasti più o meno posso ingrandire la mappa, la posso come vedete spostare, posizionare a mio piacimento, la posso rendere più piccola. Ingrandisco un po'. Ora vado in modalità di presentazione della mappa. Ecco. E con il più posso anche settare la successione nella presentazione, ok, e dar corso, vedete 1, 2, 3, 4, e dare corso alla naturalmente presentazione della mappa. Ok, come vedete, quindi è un ottimo strumento Mindomo per co costruire delle mappe mentali di grande effetto visivo.